Il Conservatorio Casella ha attivato in quest'ultimo anno ben 7 progetti di ricerca internazionali per un finanziamento totale di circa 4 milioni e mezzo di euro e un dottorato di ricerca che proiettano l'Istituto di Alta Formazione Musicale Aquilano nel panorama della ricerca mondiale con tante collaborazioni, anche con l'Accademia delle Belle Arti. La prima novità è l'attivazione del dottorato di ricerca estetica artistica musicale in convenzione con il Comune di durata triennale, con lo scopo di promuovere la formazione di artisti e ricercatori, studiosi nei settori disciplinari in cui si incontrano ricerca artistica e tecnologico-scientifica. Gli altri 6 progetti sono finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca per realizzare interazioni musicali in rete con la promozione di nuovi linguaggi e nuove pratiche di composizione. 3 sono invece i progetti condotti all'interno di partenariati internazionali strategici, finanziati con uno specifico investimento del PNRR, destinato alla internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Sarà il conservatorio del futuro che prepara lo studente a tutto tondo, insomma, ecco, non solo più il performer, ma acquisirà tante altre competenze che gli permetteranno poi di allargare la visuale del mondo del lavoro. Presentiamo 7 progetti internazionali finanziati, 5 di loro sono stati finanziati con i fondi PNRR e i dottorati di ricerca in cui abbiamo questo caso unico in Italia. E di questo sono molto orgoglioso, una borsa ci viene finanziata dal Comune dell'Aquila. L'aspetto importante è che questa è una grande opportunità, non solo per gli studenti, ma anche per la città dell'Aquila. Opportunità di crescita e di portare fuori, al di fuori dell'istituzione scolastica, le loro conoscenze, soprattutto di produrre conoscenze, di entrare nel sistema di ricerca e sviluppo. Oggi è quanto mai importante a livello mondiale che l'arte possa essere anche strumento e dimostrare di essere uno strumento capace di rigenerare, di costruire, di agire sull'innovazione e sullo sviluppo a livello appunto mondiale. E per l'Aquila è una grande opportunità, poi anche per la città. E siamo al centro di un partenariato internazionale che cerca anche di cambiare il paradigma solito disciplinare nell'insegnamento e finalmente di affermare quella svolta in cui accanto alla scienza, alla tecnologia, alla matematica e all'ingegneria c'è anche l'arte come un tempo, l'unione fra scienza, tecnologia e arte come nell'antichità.